Noi vorremmo aggiungere anche e le aspirazioni, prima addirittura le competenze acquisite. Lo so, stiamo impazzendo perché così stravolgiamo tutto il testo, ma pensiamo che sia una cosa giusta. Parlando seriamente, ci spiegate il perché le aspirazioni, che oltretutto era stato proposto da un deputato del PD in commissione, non possano essere aggiunte, non può essere aggiunto questo emendamento nel testo di legge? Come si va contro alla legge quadro o al manifesto programmatico che voi avevate in mente, aggiungendo di tenere conto anche addirittura delle aspirazioni delle persone affette dal disturbo dello spettro autistico? Per cortesia, siate seri o almeno dateci una risposta. Grazie. La ringrazio. Non mi pare che ci siano altri interventi, quindi pongo in votazione questo emendamento. Il T73 lo refisce. Dichiaro aperta la votazione. I pareri sono contrari. Siamo? Galperti. Marazziti. Ci siamo? Gutgel. Vacca. La votazione è chiusa. Presenti 425, votanti 422, astenuti 3, maggioranza 212, favorevoli 157, contrari 265, la Camera respinge. 3.23, Silvia Giordano. Se non ci sono richieste di intervento, con il parere contrario del relatore, del Governo e della Quinta Commissione, la votazione è aperta. Siamo? Nizzi. La votazione è chiusa. Presenti 404, votanti 402, astenuti 2, maggioranza 202, favorevoli 149, contrari 253, la Camera respinge. Siamo al 3.66, Baroni. Non ci sono richieste di intervento, parere contrario, relatore e governo, la votazione è aperta. Abbiamo dato tutti? Gasparini. Moscat. Piazzoni. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 420, votanti 419, astenuti 1, maggioranza 210, favorevoli 156, contrari 263, la Camera respinge. Siamo al 3.68, Grillo.